Buonasera a tutti. È la prima volta che mi cimento in un video di questo genere e il motivo è presto detto. Dopo la polemica montata oggi sulla designazione di Inter Genoa, probabilmente avrei avuto materiale per scrivere qualcosa di interessante, o perlomeno di interessante per tal più punto di vista. Sulla questione. Però purtroppo il periodo prenatalizio per tutti i professionisti è un periodo molto particolare, molto duro, molto impegnativo e il tempo a disposizione per fare un lavoro fatto bene non ne ho. E perciò ho deciso di registrare questo video per spiegare velocemente quali sono le ragioni della mia incazzatura di oggi, questo non lo posso negare. Oggi ho la pausa pranzo, avevo voglia semplicemente di rilassarmi un attimo, mi sono visto un video di Masala, che voi, tanti di voi conosceranno come Shai, di Breaking Italy, e che ha detto una frase di cui mi sento parte in questo momento, cioè ha detto di essere molto stanco. Sono anch'io molto stanco, veramente molto stanco sono, perché da agosto, bene o male, non sono riuscito ancora a tirare il fiato una volta e tanti mesi in questa maniera diventano difficili tra la professione, il blog, che è soltanto una passione, lo ripeto per l'ennesima volta perché non è una fonte di guadagno, e anzi è una fonte di perdite, tra virgolette, perché mi costa molti soldi all'anno, però è una mia passione con la quale alimento il mio interesse per arbitri e regolamento che, nonostante la mia attività sia finita da tanto tempo, continua ad essere viva più che mai. Sono molto stanco, ho bisogno di staccare, tirerò fino a lunedì o martedì, adesso vedremo, dopodiché credo che sparirò per un po', o se non sparirò comunque limiterò moltissimo tutta l'attività che svolgo su social e blog perché ho bisogno di riposarmi un po'. E non sono più giovanissimo purtroppo. E oggi ho scritto un post su Twitter e su Facebook nel quale dicevo semplicemente che non avrei voluto discutere di questa vicenda perché la trovo veramente grottesca. La trovo grottesca non per la designazione in sé, che sinceramente, se devo essere onesto, me l'aspettavo pure, perché era una delle possibilità, quella di vedere Pairetto designato per Intergeno, per un motivo molto semplice. Bisogna essere onesti. Si ha rispetto per tutti gli arbitri, almeno da parte mia c'è rispetto per tutti gli arbitri. Li bastono quando necessario, li esalto quando è meritato, è meritevole un arbitro di essere esaltato per le sue prestazioni, per la sua direzione, però è anche vero che Pairetto in questi 3 anni e mezzo ha dimostrato, perlomeno per adesso, di non essere in grado di essere selezionato per partite di importanza maggiore rispetto a quella che è rappresentata da Inter-Genoa, con tutto rispetto per l'Inter e per il Genoa, ci mancherebbe altro. Però guardiamo la classifica, l'Inter è potenzialmente prima, perché hanno partite in meno rispetto alla Juventus che ha anticipato ieri, il Genoa è penultimo, o se non è penultimo, terzultimo, se non ho presente la classifica perfettamente. È una partita di terza fascia e sono le partite per le quali viene scelto in questo momento Pairetto, perché non si è ancora riuscito, gli auguro di riuscire, ma per il momento non è ancora riuscito ad offrire delle prestazioni tali da per essere preso in considerazione per partite di valore maggiore. Io gli auguro prima o poi di essere scelto per Roma-Inter, per Lazio-Roma o per Roma-Inter, o per Lazio-Inter o Inter-Lazio, quello che volete, sto facendo un po' di confusione, comunque avete capito il concetto. In questo momento può essere scelto per queste partite. E Rizzoli giustamente se ne frega di eventuali polemiche di questo genere, perché lui, come qualunque addetto ai lavori, non ha niente da dire non ha niente da eccepire a una possibilità di questo genere, perché Pairetto è un professionista. Questo
come tutti gli arbitri. Se noi dovessimo pensare che Pairetto non può arbitrare l'Inter perché ha un fratello che lavora nella Juventus, allora a questo punto dovremmo pensare che tutti i laziali, Mariani, La Penna, Pasqua, Doveri, Valeri, non possono arbitrare Inter-Juventus perché di fatto Lazio e Roma in questo momento sono potenzialmente candidate alla vittoria del campionato. Ma se non utilizziamo questi arbitri, chi facciamo arbitrare? Abisso non può arbitrare l'Inter, però sappiamo per quale motivo. Maresco e Guida verrebbero criticati come sono stati criticati in passato per designazioni per la Juventus. Gli altri sono troppo giovani, gli altri sono... Orsato non può arbitrare l'Inter perché sappiamo, perché se venisse designato Orsato, io prima o poi vedrò Orsato designato per l'Inter, anzi spero che Rizzoli lo disegni presto per l'Inter. E poi dovremmo pensare anche ad altre preclusioni, per esempio Rocchi e Fiorentino. Sappiamo che Fiorentino e Juventus non si amano, perlomeno a livello di tifoseria, a livello di società completamente differente, chiaramente. E però alla fine ci troviamo a non poter fare designazione. Chi arbitro? Io non sono in grado, ve lo assicuro. E probabilmente non sono neanche tecnicamente adeguato per arbitrare talune partite. Perciò, che facciamo? La verità è che queste polemiche ci sono sempre state, nel recente passato però, se andiamo indietro con gli anni non troviamo polemiche di questo genere, perché non c'erano i social, non c'era questa diffusione capillare di notizie o pseudo notizie, soprattutto pseudo notizie, perché non c'era il web, non c'erano siti da riempire, non c'erano tifosi da fidelizzare, insomma era totalmente differente. In ogni caso, negli ultimi anni abbiamo visto di queste polemiche, non sono i tifosi dell'Inter in particolare, sono tutti tifosi in questa maniera, perché abbiamo visto polemiche, come ripeto, della Juventus su Guido Maresca, abbiamo visto polemiche, abbiamo sentito polemiche su Pairetto per il Napoli l'anno scorso, abbiamo sentito polemiche per Valeri al Milan, e siamo sempre lì. Cioè ogni volta ci sono queste polemiche, ci sono queste discussioni che non hanno veramente alcun senso. Fino a quando ne parlano i tifosi, ma chi ne parlino, chi se ne frega. Quello che mi dà fastidio è che queste polemiche vengano poi cavalcate invece da giornalisti che dovrebbero fare informazione. Se i giornalisti o coloro che curano dei siti web che si occupano di società, di squadre, veicolano questi messaggi, e alla fine non possiamo pensare di civilizzare il calcio se continuiamo con queste polemichette. Il giornalista dovrebbe essere il primo a essere interessato a portare civiltà all'interno del calcio. Ma se noi continuiamo a sentire persone che si occupano 24/7 di calcio veicolare queste polemiche tutte le sante settimane, perché ogni settimana c'è una polemica su un arbitro. Vi ricordate la settimana scorsa? Ve la devo ricordare? Io penso che vi ricorderete il fatto, la notizia, che non era una notizia ovviamente, ma era una sciocchezza, secondo la quale Fabri era stato fermato da Rizzoli perché aveva commesso errori contro la Juventus. Non era neanche una sciocchezza, era proprio una cretinata, perché Fabri la settimana scorsa era stato designato come VAR, questa settimana è stato designato per Torino Spallo, una partita che è di quarta fascia, con tutto rispetto per Torino e Spallo, ma è una partita di quarta fascia. Io sinceramente non me l'aspettavo neanche che uscisse Fabri, mi aspettavo che rimanesse fermo fino alla ripresa del campionato il 5-6 gennaio. Rizzoli probabilmente ha scelto di mandare una partita di quarta fascia lontano dai riflettori per evitare che il contraccolpo della partita di Lazio-Juventus arbitrata così male potesse riverberarsi sul suo rendimento, ciò che era già successo dopo Juventus-Milan. È una scelta sulla quale si può discutere, ma che io capisco perfettamente, anzi tutto sommato posso anche dire che sono d'accordo con la scelta di Rizzoli. Quella è una designazione che ha stupito un po'. Quella di Pairetto non ha stupito per niente, perlomeno gli addetti ai lavori, perché era una delle partite possibili per Pairetto in questa settimana, per il motivo che ho spiegato all'inizio. Ora,
A me Pairetto non piace, non è che è un mistero, l'ho sempre detto, non è che non lo giudico sul piano personale, che non lo conosco, non l'ho mai visto in vita mia. Non mi piace tecnicamente, non mi piace come si rapporta con i giocatori, non mi piace il suo modo di gestire le partite, ma conta poco questo. Quello che conta è che un arbitro come Pairetto o come i laziali o come i lombardi vengono gestiti sulla base delle necessità tecniche, non delle necessità geopolitiche o di altro tipo. Perché oggi è passato un messaggio, neanche tanto velato, che Pairetto è stato designato per Intergenoa per favorire la Juventus, che è una scemenza. Perché a questo punto dovremmo pensare che ieri è stato scelto Rocchi di Firenze per favorire l'Inter, perché è di Firenze, sicuramente tifoso della Fiorentina e sicuramente è nemico della Juventus. È passato per la testa qualcuno? No, per un semplice motivo, perché è Rocchi. Però Pairetto è tecnicamente inferiore a Rocchi, questo non c'è dubbio. Nella gestione della partita l'autorevolezza di Pairetto non è neanche paragonabile a quella di Rocchi, sicuramente così, ma sono due professionisti, nella vita fanno questo. E dovete ricordarvi un particolare, che se un arbitro dirige male viene fermato, a meno che ci siano esigenze particolari, molto raro, ma in ogni caso un arbitro viene fermato. E per un arbitro perdere una partita non implica una perdita di 20-25 euro, importa una perdita di 3.800 euro lordi, che sono 2.100 netti circa. Non sono grandissime cifre, ma non sono neanche bruscolini. E perdere una, due, tre giornate comincia a pesare nel bilancio stagionale. Perciò in campo un arbitro non entra per favorire l'una o l'altra squadra, ma per favorire una singola squadra, la propria, quella composta da arbitro, assistenti, quarto ufficiale, VAR ed AVAR. Uscire da una partita senza problemi significa guadagnarsi per il futuro prossimo la possibilità di scendere in campo nuovamente e di guadagnare sia in stima personale, sia sul conto e soprattutto per il futuro, per guadagnarsi partite di sempre maggior livello. Prendete l'esempio di Lapenna. Lapenna arbitrerà la prima grande partita della sua carriera Atalanta-Milan e se l'è meritata, perché ha utilizzato tutte le designazioni che gli sono state concesse per offrire delle prestazioni di grandissimo livello e non, sicuramente sono stato fortunato a scrivere 2 mesi fa che prima o poi lo avremmo visto, anzi che lo avremmo visto a breve in un big match. È arrivato, gli auguro chiaramente la miglior prestazione possibile, come auguro la miglior prestazione possibile a Pairetto. Potrà anche sbagliare Pairetto, non lo sappiamo, i processi a prescindere sono sempre sbagliati. Se sbaglierà si cercherà di capire per quale motivo ha sbagliato. Però se dovesse arbitrare bene, io mi aspetto, soprattutto dai giornalisti, che si scusino per aver alimentato una polemica che non fa bene al calcio. Perché tutti amiamo il calcio, tutti vorremmo un calcio migliore, ma se non cominciamo noi a farlo diventare migliore, non possiamo pensare che lo diventerà, perché sarà sempre peggio. Come è successo, come sta succedendo negli ultimi anni. Il calcio, non possiamo nascondercelo, il calcio negli ultimi tempi, soprattutto quello discusso, è sempre peggio. E forse la mia stanchezza diventa anche da questo, perché sono anche un po' stufo, più che stanco. Sono un po' stufo di queste polemiche, perché la mia attività non è incentrata sulla polemica, ma la mia attività, è quello che cerco di fare, è di portare un minimo di cultura regolamentare, cercando di spiegare quello che è successo, sempre ovviamente con la consapevolezza che le mie, in tanti casi, sono soltanto opinioni, non sono verità assolute. Però mi stanca dovermi scontrare poi con teorie senza senso. Ne abbiamo viste alcune nelle ultime settimane.
soprattutto nell'ultima settimana, ci sono state discussioni assurde su Inter-Barcellona e sulla partita di Cagliari, sulla base di elementi regolamentari talmente chiari che non andrebbero neanche spiegati, ma sul quale si sono innescate polemiche assurde veicolate da chi invece dovrebbe portare chiarezza. Fate voi, però non funziona più questa maniera, perché non possiamo poi scagliarsi contro una campagna antirazzista della federazione venuta malissimo, come abbiamo visto, venuta malissimo, se poi dall'altra parte continuiamo ad alimentare polemiche senza senso. Pajaretto non vi piace? Legittimo. Lo ritenete scarso? Legittimo. Lo ritenete non all'altezza della Serie A? Legittimo. Ma prima di giudicarlo, aspettiamo la partita. Se sbaglia, lo criticheremo. Se non sbaglia, però, mi aspetto le scuse. Ciao, ciao a tutti.